Io credo che siamo in un momento di profondo cambiamento di tutto, diciamo, il mondo della comunicazione. Ci sono nuovi pubblici, nuove modalità di fruizione, nuovi media e anche nuove tecnologie. Pensiamo all'intelligenza artificiale che sta arrivando. E in questo contesto, secondo me, ognuno nel proprio ruolo è necessario che si parli con l'altro e ogni occasione di confronto, tanto più se così qualificata e così importante, è un momento di arricchimento personale e professionale. Perché a volte i due mondi faticano a stare ognuno al proprio posto e capire qual è il proprio ruolo. Secondo me sono mondi, quello delle aziende, quello dei comunicatori, quello dei giornalisti, ma potrei anche parlare della politica da un certo punto di vista, vuoi ampliare ulteriormente il campo in cui dove se ognuno è consapevole e conscio di qual è il proprio ruolo e sta nei confini, nei limiti di quello che è il proprio ruolo, si riesce ad avere un'interlocuzione, secondo me, chiara e corretta. Il problema arriva quando i confini saltano e quando la promiscuità tra questi diversi ruoli diventa confusione. Dal mio punto di vista, visto, diciamo, lo scenario in cambiamento attuale, io credo che i formatori giochino un ruolo fondamentale perché possono dare tantissimi strumenti nuovi per capire quello che è il mondo che ci circonda, nello stesso tempo il mondo della comunicazione che cambia, nello stesso tempo attraverso questi strumenti nuovi possono farli innamorare di una professione che è quella della scrittura e quella del giornalismo. Poi è chiaro anche agli editori ed è mandato un compito importante che è quello ovviamente di creare degli ecosistemi, degli ambienti in cui i giovani si possano riconoscere e possano lavorare al meglio. Ecco, io credo che ciascuno sulla base delle proprie responsabilità e del proprio ruolo abbia un ruolo decisivo in questo compito, ma sicuramente quello che stiamo scontando oggi è più di tutti un deficit formativo, quindi io invito a insistere e a lavorare di più nella formazione.